Il traffico cremasco negli ultimi 2 anni è aumentato notevolmente, creando disagi agli utenti della strada e ai residenti. In modo particolare la problematica riguarda Via Libero Comune, sede di ben 6 plessi scolastici. Negli orari scolastici, come potete vedere tra l'altro, sia all'ingresso che all'uscita dalle scuole, il traffico è completamente congestionato. Ci si lamenta spesso, anche solo per fare 1 chilometro e superare questo svincolo, proprio questo tra l'altro, ci si può impiegare anche più di mezz'ora, e chiaramente sono molti disagi, ma soprattutto per chi questi disagi li vive vivendo il quartiere. Si devono trovare delle soluzioni a questo traffico, che tra l'altro è destinato ad aumentare ancora, perché in progetto c'è portare qui altri 1000 studenti spostando un ulteriore polo scolastico, e questo reputo che sia una scelta completamente sbagliata dell'amministrazione. Servono soluzioni e dati precisi riguardanti l'inquinamento. Arrivano proposte dalla minoranza. Sono davvero pochi giorni durante il corso dell'anno in cui non superiamo la soglia critica. Per questo proponiamo di adottare delle centraline mobili autorizzate da ARPA, non come quelle acquistate e installate attorno al rondò dell'Ipercop, che non sono autorizzate da ARPA e quindi inutilizzabili, per avere innanzitutto la consapevolezza dei luoghi maggiormente inquinati, maggiormente a rischio della città. Solo avendo un monitoraggio complessivo si possono poi adottare una serie di strategie, a partire da un trasporto pubblico locale efficiente, per abbattere questo tipo di inquinante. Dovrebbe partire in Via Libero Comune un progetto pilota con un punto di raccolta in tempo reale dei dati del traffico e della concentrazione di polveri sottili, che sarà in grado di dare informazioni puntuali sullo stato di salute di un quartiere importante di Crema come quello di San Bartolomeo.